Il 24 giugno 2024, la scrittrice Rosella Postorino ha condiviso sul suo profilo Facebook una riflessione, pubblicata originariamente su Sette Corriere, che mi sono sentita a mia volta di condividere. Ne è seguito un lungo dibattito che, al di là della questione in sé, mi ha fatto riflettere tanto sui vari modi in cui può venire interpretato un testo per me chiaro. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Ecco il testo di Postorino, che cercherò di commentare in interlinea. Qualche settimana fa su Facebook, alcune donne che conosco e cui voglio bene si sono messe a postare foto di se stesse con la pancia tonda, per ribadire che solo la maternità che segue alla gravidanza può considerarsi tale. Il resto deve essere chiamato con un altro nome. Concentriamoci su queste prime righe. Dunque, Postorino parla di un gruppo di donne che hanno condiviso foto di sé incinte, ma non così tanto per fare, bensì con l'intento di ribadire la natura biologica dell'essere madri. Solo chi passa attraverso una gravidanza può definire la propria una maternità. Vorrei soffermarmi su questo incipit perché, sia sotto il post di Postorino, sia sotto la mia condivisione, sono fiorite due tipologie di commenti. La prima di persone, soprattutto donne, che commentavano: era ora che qualcuna lo dicesse, che l'ostentazione del pancione è volgare e disdicevole. La seconda di altre persone, anche in questo caso soprattutto donne, che invece dicevano: come fai ad affermare che c'è qualcosa di negativo nel pubblicare sui social la foto del proprio pancione? È un evento degno di venire celebrato. Se qualcuna, vedendo quelle foto, è invidiosa, problema suo. Entrambe le tipologie di commento sono per me problematiche, fondamentalmente perché le righe di Postorino non dicono nessuna di queste due cose. L'autrice parla della condivisione di foto di pancioni con un preciso ed esplicito scopo, quello di ribadire la specificità biologica del vivere una maternità. Dunque, Rosella non parla di negatività dell'ostentazione del pancione, ma commenta sulla condivisione delle foto del proprio pancione con un intento specifico, quello di difendere, tra virgolette, la maternità, conseguente a una gravidanza che, secondo alcune persone, sarebbe sotto attacco. Continua Rosella. Quella schiera di pance nude mi è parsa violenta, non verso di me, che mai ho cercato un figlio. Verso chi aveva provato a rimanere incinta e non c'era riuscita. Verso chi aveva subito una serie di aborti spontanei. Verso le madri affidatarie che prendono in casa i bambini del carcere di Rebibbia quando raggiungono l'età in cui, per legge, devono separarsi dalle madri detenute e si occupano non solo di loro ma dell'intera famiglia. Verso le madri adottive come quella di Kirill, un giovane cresciuto in un orfanotrofio in Bielorussia con un padre in galera e una madre assente, che in Italia ha finalmente trovato una famiglia. Lo ha raccontato una sera, seduto su un palco accanto a me, e gli tremava la voce. Anche qui, riprendo io la parola, invito le persone a leggere bene. Non è la pancia nuda di per sé a essere violenta, ma la schiera di pance nude esposte con una specifica finalità: quella di negare la definizione di maternità a tutte le persone diventate madri per altre vie, come gli esempi efficacemente esposti da Postorino. Perché fermarsi dunque a una lettura superficiale, o perlomeno pretestuosa, di ciò che ha voluto scrivere l'autrice? Perché continuare a vedere nelle parole di Rosella un posizionamento antipance che non c'è mai stato? Continua il testo. Certo che l'esperienza della gravidanza è diversa da ogni altra esperienza di maternità. Carne singolare che si frammenta in altra carne singolare, direbbe la filosofa Adriana Cavarero, e che così conosce l'impersonalità della materia viva come sua sostanza e origine. Malgrado io non abbia fatto figli, mi ha sempre incantata il mistero di un corpo che diventa due e da allora non è più lo stesso. Nel corpo di un organismo singolare si compie il processo impersonale della vita infinita. E tuttavia non capisco certe rivendicazioni. Commento io. Dunque, qualora ci fossero dubbi, Postorino non nega nulla della bellezza, importanza, specificità della gravidanza umana, ma dice di non capire il perché di queste rivendicazioni volte a limitare la definizione di maternità alla sola presenza del pancione. E aggiunge: perché questo trionfo della biologia nel 2024? La storia della cultura umana è il tentativo di aggirarla, la biologia,
È il sogno utopico e irrealizzabile di sbaragliare la morte. È una lotta costante, per fortuna spesso vittoriosa, contro la malattia e in generale contro la sofferenza, cui non possiamo sfuggire in quanto esseri viventi. Non siamo orgogliosi di essere in natura quando ci ammaliamo. Ce ne infischiamo della biologia quando pretendiamo che sia rispettata, anziché minacciata, la legge sull'aborto. A cosa servirebbe invece oggi, dal punto di vista operativo, intendo, sottolineare la differenza tra una madre e un'altra? Ecco, me lo chiedo anch'io, Vera. A cosa serve? O a chi serve sottolineare queste differenze? Invece che fare fronte comune verso le cose che rappresentano davvero un attacco alla maternità, come il precariato lavorativo ed economico delle donne, la carenza di strutture di supporto alla maternità, come gli asili nido, le difficoltà che si trova a fronteggiare una donna prima incinta e poi diventata madre? In altri contesti, come in quello della malattia, dimostriamo molto meno purismo biologico. Ogni misura decisamente poco biologica e poco naturale ci va bene se stiamo soffrendo o se stanno soffrendo persone a noi care. Dalla chimica alle protesi, dalle trasfusioni ai trapianti, dagli antidolorifici alle radiazioni, basta che il morbo venga debellato. Però no, nel caso della gravidanza, la mistica della purezza e della naturalità della maternità pare debba venire preservata a scapito di tutte le altre forme di essere madri e padri che esistono oggi al mondo. E conclude Rosella. Nessuno ha scelto di nascere, ma con la vita e il dolore che ne deriva deve fare i conti. È difficile per chiunque, figuriamoci per un bambino. Si può tentare però di lenire il dolore di chi è già al mondo e per di più è solo. Qualcuno che morirà come tutti. Non si è responsabili della sua morte, perché non si è responsabili della sua nascita. Non c'è dunque alcun egoismo, neppure quello innocente, dell'istinto della specie. Ma ci si può assumere la responsabilità della sua vita. Questa forma di cura, come potrei non chiamarla maternità? Mi riprendo la parola. Parlo da madre, io, Vera. Già a 16 anni sapevo che avrei desiderato tanto avere una figlia. Specificamente una figlia, e così è stato. Pur non stando più da tanti anni con il padre, non mi sono mai pentita della mia scelta di maternità. Eppure con i 9 mesi di nausea costante, iperemesi gravidica la chiamano, per me la gravidanza è stata meravigliosa. L'unico momento della mia vita in cui i disturbi alimentari non mi hanno tormentata. Ho allattato a lungo, 1 anno e mezzo, perché era l'unico modo di far dormire la bimba. E la mancanza di sonno e riposo non ha certo giovato alla qualità della mia vita e della mia psiche in quegli anni. Forse anche per quegli intoppi non penso di essere diventata madre con il parto. Lo sono diventata molto dopo, quando finalmente ho vissuto l'esperienza di vedere crescere accanto a me un essere umano uscito da me, ma insieme indipendente. Questa esperienza, però, non mi fa sentire speciale, non mi fa sentire più donna di altre, che hanno scelto di non avere figli, di adottare, di essere affidatarie, di fare figli o avere figli in altri modi che non starò qui a elencare. Anzi, forse proprio per il tempo che ci ho messo a diventare davvero madre dopo il parto, percepisco una differenza netta tra la mia storia biologica e la mia storia affettiva. In seguito all'articolo di Postorino, dunque, ho ripreso in mano il primo libro postumo di Michela Murgia, Dare la vita, ritrovando in alcuni passaggi una spiegazione infinitamente più incisiva di qualsiasi mia parola su questo tema. Scrive Michela: quel che dico contro la logica biologica del patriarcato eteronormativo di Stato, che identifica la maternità con la gravidanza e la famiglia col sangue, lo dico da madre d'anima, da membro di una famiglia fatta di legami altri. Le uniche certezze che ho hanno a che fare con la mia esperienza personale e per il resto ho solamente domande, ma sono domande che sento la responsabilità di porre in questo preciso punto della storia mia e della comunità in cui mi riconosco. Pagina 11. Non puoi dire che sono tuoi figli, non li hai partoriti. Ho sincera compassione per chi insiste a ripetermi questa frase, nella convinzione di ferirmi. Ma è una frase che mi indigna anche, perché intorno a me vedo tantissime padri, madri e genitori, non di sangue, che invece ne restano annichilite, cancellate nella loro scelta d'amore per essere ridotte alla funzione biologica, che spesso hanno subito con dolore e hanno aggirato con enormi sacrifici economici, fisici e rischio sociale. Trovo scandaloso che nel 2023 la nostra specie, che nella sua arroganza pretende di essere la più evoluta del pianeta, continui a considerare la propria riproduzione come un fatto di sangue del sangue, la cosa più fascista che esista, che nega la volontà, la scelta d'elezione, la specialità meravigliosa di amare in modo libero, senza dipendere da nessun destino genetico. Il primo marcatore della queerness è la generazione di volontà, la capacità del
non di riprodursi banalmente animalesco industriale, capitalista, consumistico, ma quella di moltiplicarsi, un verbo che relega il sangue a una delle possibilità di essere e restare umani, ma non l'unica e forse alla fine neanche la migliore possibile. Ogni volta che si lascia alla legge corrente la possibilità di decidere chi è figlio e chi non lo è, chi è genitore e chi non lo è, si sta dando ai governi la possibilità di discriminare le persone in base ai corpi e alle loro funzioni, definendo cosa è normale e cosa è marginale, cosa può essere legittimato e cosa si può perseguitare. Pagine 38-39. È fin troppo ovvio dire che non basti restare incinte per parlare di maternità, ma forse non è altrettanto ovvio ricordare che questa affermazione è una conquista civile piuttosto recente. Per secoli siamo state infatti madri per forza, impossibilitate a sottrarci al percorso del sangue e alle funzioni collegate, se non a prezzo di una fortissima condanna sociale. Sono state le lotte del femminismo del secolo scorso a costringere la società a ripensare la maternità, fino a definire madre solo quella che accetta di esserlo, trasformando in scelta individuale ciò che era un destino collettivo. Pagine 43-44. Chi si oppone alla gravidanza surrogata, chiamandola maternità, e adducendo come motivazione l'unicità insostituibile del legame che si stabilirebbe tra gestante e feto, sta ponendo le condizioni perché gravidanza e maternità tornino a essere inscindibili e quella sovrapposizione torni a essere usata contro le donne sempre, ogni volta che per i motivi più svariati provassero a scegliere di non essere madri. Reintroducendo nel dibattito la mistica deterministica del sangue, non si mette quindi in discussione solo l'ipotesi della surrogazione gestazionale, ma anche alcuni comportamenti che sono già normati come diritti nel nostro sistema giuridico, cioè l'aborto e la possibilità di rinunciare alla potestà genitoriale, per tacere dell'adozione, legame di pura volontà che in questo modo, non originandosi dall'avventura umana straordinaria della gravidanza uterina, tornerebbe nell'alveo delle maternità di serie B. Sbalordisce dunque che a utilizzare la categoria del legame naturale possano essere donne che si richiamano al percorso femminista. Quella mistica essenzialista è stata sempre usata contro le donne per definirle e dal 2016 a oggi non è cambiato molto, come evidentemente non era cambiato molto allora da quando i diritti fondamentali dell'emancipazione femminile tuttora minacciati erano ancora sogni di lotta e non conquiste da difendere. Pagine 44-45. Quanto mi manca Michela, quanto mi manca la sua forza argomentativa, la sua precisione, la sua capacità di avere una visione ampia. Quanto mi hanno fatto schifo coloro che a cadavere ancora caldo hanno intavolato una sterile discussione sull'interrogativo se Murgia fosse o meno un intellettuale. Si può non essere d'accordo con le sue idee, ma svilire la sua figura, la sua portata di pensatrice, è un atto vile di quella viltà piccina che dice molto di più di chi si è infilato in certi ragionamenti piuttosto che dell'oggetto o del soggetto dei medesimi. A ogni modo, su gravidanza, maternità e i tanti modi per diventare madri la penso come lei. E come accade spesso ultimamente, mi chiedo a chi giovino davvero queste infinite suddivisioni all'interno del femminismo. Valgo solo io che sono dotata di utero? Vale solo la mia maternità barra gravidanza? Il resto sono madri di serie B? Sono persone invidiose del mio potere generativo? Possiamo continuare con le classifiche. Vale di più una madre che ha allattato al seno? Vale di più una che ha partorito con parto vaginale e non con cesareo? Vale di più se non ha voluto antidolorifici? E poi, una volta determinata la classifica delle gravidanze e dei modi di essere madri, che cosa abbiamo ottenuto? Mi pare che l'unico vero attacco alla maternità sia dato dalla scarsità di mezzi economici e sociali per renderla sostenibile a tutte le persone, dalla sua ipermedicalizzazione che rischia di trasformarla in un incubo, dalla mancanza, come dicevo prima, di asili nido, dalle difficoltà che una donna che vuole avere figli incontra nel mondo del lavoro. Informatevi sulle statistiche rispetto a quante primipare abbandonano la loro posizione professionale per manifesta incompatibilità. Abbiamo, come ho già detto in altre puntate, un governo che marcia sulla mistica della maternità, ma al contempo non fa tanti passi concreti, reali. Non prende misure strutturali, se non emolumenti una tantum, per far sì che la gravidanza non sia un lusso. E le madri doc, quelle col pancione, con il parto naturale con dolore, quelle che allattano al seno ad libitum, non dovrebbero temere i presunti attacchi alla maternità da parte del transfemminismo o delle coppie omogenitoriali o da chi vorrebbe che la gestazione per altre persone venisse regolamentata piuttosto che trasformata in reato universale. O ancora dalle donne che non hanno potuto o non hanno voluto avere figli. Dovrebbero riconoscere che il vero pericolo è rappresentato da un sistema sociale che da una parte le glorifica in quanto mistiche portatrici di vita
dall'altra non fa nulla di concreto per permettere loro di godersi davvero l'essere madri. Un mondo in cui la fatica di gravidanza e maternità poggiano praticamente solo sull'individuo invece che sul sistema. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essere diventate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi attendo alla prossima puntata.